Giorgio De Chirico Molisano. Sì, in un certo senso, perché in questa mostra che è dedicata alla produzione degli ultimi anni di Giorgio De Chirico, cioè della sua neometafisica, abbiamo anche voluto un po' mettere in risalto certi aspetti che appartengono alla cultura del DNA di De Chirico e della cultura mediterranea e del sud Italia, del sud dell'Europa di cui lui era un figlio e di cui lui era anche un cantore. Quindi ci sono anche elementi dell'archeologia, dei gladiatori, elementi del paesaggio, elementi in un certo senso anche delle rovine, possono ricordare altri. Posso ricordare gli anfiteatri del Verlasce oppure di Larino, insomma, per fare tale tante cose possibili di questa regione ricca di capolavori e di giacimenti archeologici straordinari. Quindi c'è un dialogo tra presente, passato e il futuro di un artista che comunque si proietta sempre verso le nuove generazioni, che continuano a trovare delle soluzioni, delle idee nel suo lavoro. Ecco, quanto è inciso nel panorama pittorico italiano De Chirico? Ma De Chirico è inciso nel panorama pittorico italiano enormemente, ma è riduttivo, nel senso che poi De Chirico è stato un artista che ha avuto un'influenza mondiale, che è andata veramente dal Giappone fino al Sud America, e movimenti senza il surrealismo oppure il realismo magico, senza la sua opera, la sua influenza non sarebbero esistiti, proprio dal punto di vista pittorico proprio si ravvisa proprio la sua incidenza, il suo stile, che è ripreso dagli altri artisti, e però anche la pop art, Andy Warhol gli ha tributato degli omaggi, gli artisti italiani, ancora i giovani artisti. C'è stata una mostra l'anno scorso di giovani artisti internazionali che hanno fatto un omaggio nella casa di Chirico a Roma, dove ieri abbiamo presentato la mostra, e davvero la sua influenza è straordinaria, enorme, va verso il cinema di fantascienza, i videogiochi. È un artista che davvero rappresenta una miniera dove si trovano ancora dei tesori.